Pomeriggio di Radio Sound, oggi c'è con noi Simone Arisi che è membro del direttivo del Valdara Rugby e consigliere comunale di Roveleto di Cadeo, benvenuto su Radio Sound. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. L'appuntamento è praticamente a partire da oggi fino a domenica con la festa del rugby a Roveleto di Cadeo, si fa festa in tutti i sensi. È un appuntamento che abbiamo cominciato l'anno scorso con una collaborazione insieme alla Proloco di Roveleto di Cadeo, che si era formata appunto l'anno scorso, e abbiamo ritenuto opportuno continuare sperando che diventi poi una tradizione ricorrente per tutti gli anni a venire. Dicevamo festa anche perché ci sarà l'opportunità di mangiare ma anche di ascoltare musica. Assolutamente sì, festa in tutti i sensi, ci sporcheremo le mani per preparare da mangiare, fare festa, mangiare e bere insieme, ballare, ascoltare musica, ma anche a spiegare e provare a fare giocare non proprio a rugby, ma un inizio a piccoli bambini che potranno partecipare, assammati tra il 2006 e il 2020, appunto potranno provare a esercitarsi in questo sport, provare a capirne un pochino il funzionamento e soprattutto divertirsi. Quali sono le qualità, naturalmente, che possono essere positive, oltre al fatto che uno può scoprire un talento e appassionarsi al rugby per i ragazzi? Diciamo che è uno sport che non lascia spazio al caso, nel senso che per esercitarsi in questo sport si richiede passione, come un po' tutte le cose, ma soprattutto tanto tanto allenamento, perché sia la parte fisica ma anche la parte per capire le regole e per riuscire a fare questo sport richiede sacrificio, richiede abnegazione e che solo una grande passione può fartela portare avanti. Quindi quello che noi proviamo a trasmettere ai bambini dal primo momento è sicuramente il divertirsi, ma anche cominciare a stare in un ambiente dove di regole che non valgono solo durante il momento del gioco, ma anche al di fuori del campo, quindi nel comportamento e soprattutto nel rispetto verso gli altri, verso le cose, verso tutto. Parte oggi e va avanti fino a domenica la festa del rugby 2024, come avete sentito sabato e domenica a partire dal 17 nel campo sportivo di Roveleto di Cadeo ci sarà anche l'opportunità di provare, di fare un giro di prova come accade per le vetture in questo caso, per conoscere in maniera più approfondita questo sport. Ricordo Roveleto di Cadeo, 6-8 settembre, festa del rugby da non perdere. Ne abbiamo parlato con Simone Arisi, membro del direttivo del Valdara Rugby e consigliere comunale di Roveleto di Cadeo. Grazie. Grazie, grazie a voi.